Ciao a tutte, benvenute in questo nuovo video e bentornate nella mia cucina. Allora, non fate caso ai capelli, ma stamattina sono in condizioni disperate. E niente, vi volevo far vedere la spesa che ho fatto e parlarvi di un'applicazione che ho utilizzato e che sto utilizzando già da 2-3 volte, che è Yuka. Yuka praticamente è un'applicazione che io ho scoperto guardando il canale di Nadia, di Nena Love. Anzi su Instagram, perché ha parlato di alcune app che sta utilizzando e una tra queste era proprio Yuka. Yuka che cos'è? È un'applicazione dove praticamente voi potete scannerizzare il codice a barre che c'è nel prodotto e vedere com'è questo prodotto, se è un prodotto da bollino verde, cioè molto buono, un prodotto da bollino giallo. Giallo-arancione, che praticamente indica un prodotto che non è buonissimo, ma non è neanche da buttare, e invece un bollino rosso quando invece il prodotto è veramente scadente, o scadente nel senso scadente se magari contiene troppo sale, contiene troppo zucchero, è un prodotto troppo grasso. Ovviamente, come tutte le applicazioni, secondo me ha un po' una pecca, nel senso ci sono alcune cose che quest'app indica come mediocri e secondo me invece non sono necessariamente mediocri e alcune cose che invece vengono viste come positive o addirittura scarse e secondo me invece non sono necessariamente così. Comunque è tutto molto soggettivo, per carità di Dio, io non faccio la spesa in base all'app, cioè chiariamoci, io vado a fare la spesa e poi scannerizzo praticamente il codice a barre e guardo, ma più che altro per curiosità, non per altro, che tipi di prodotti sono, che recensioni hanno, eccetera, eccetera. Non per questo non compro e non mangio cose, anche perché potete vedere da soli nella spesa e vi farò vedere che ci sono cose che sono da eliminare completamente. Allora, parto subito con delle cose che non ci sono, ma perché fondamentalmente non possono essere prese, non hanno un codice a barre perché sono cose fresche. Allora, il pesce innanzitutto l'ho messo già via, ho preso gamberetti, ho preso spiedini di gamberi e calamari e le cozze, perché stasera voglio fare un po' una cena un po' così senza mettermi a cucinare cose, sempre la carne, sempre gli affettati, eccetera, perché mi rompo. E quindi ho preferito fare così. Poi ho preso, vabbè, i Dentastix per i cani perché l'avevano finiti. Poi ho preso un melone di questi qui, il melone retato. Sì, il meloncino, questo qui noi mangiamo. Loro mangiano perché io non mi piace, io lo compro solo per mio marito e mia figlia, perché lo mangiano solamente loro. Calcolate che questo, se tutto va bene, nel senso che se io non riesco a, se riesco a levarglielo in tempo dal tavolino, dura 2 giorni. Se invece non riesco a levarglielo dal tavolino, un giorno basta e avanza. Poi ho preso questo che è il melone. Allora, ho preso questo. Io ho smesso di comprare il melone grosso, solamente perché non riusciamo a finirlo in tempi decenti e quindi si rovina subito. Allora, ho deciso di prendere questo che nel giro di 3 giorni, 4 giorni, riusciamo a terminarlo ed è ancora buono ed è il perla nera. Niente, costa di più, lo ammetto, costa di più, però è anche più comodo da mettere dentro al frigorifero, mi occupa meno spazio e stiamo tutti più contenti. Poi, immancabile, il guanciale. Lo sapevo che cascavo. Immancabile guanciale, perché io senza guanciale e senza carbonara non posso vivere. Questi sono i residui del fatto di essere, degli residui di essere romana. Poi, uva, questa qui adesso io la igienizzo un attimo con ecco che mi sono dimenticata. Porca, vabbè, fa niente, la lavo in qualche modo, la lavo e poi la levo tutti i chicchi come fa Deborah.
Stacco tutti i chicchi, li metto tutti quanti in una confezione e li metto in frigo, così almeno quando la dobbiamo mangiare tiro fuori direttamente e si mangia. Così è molto più semplice anche da farglielo mangiare a Alessandro, che comincia a essere un po' critichino sul mangiare. Poi ho preso questi, appunto, come vi dicevo prima, non potete pensare che io faccia una spesa sana, perché cioè, faccio una spesa sana, ci provo. Però diciamo che ho anche due figli, un marito e quindi e le voglie ce l'ho pure io ogni tanto, le cose un po' così. E mio cognato l'altro giorno mi ha detto: stamattina ho fatto colazione con il cornetto e la Nutella caldi nel forno, e questo è stato il pensiero quando l'ho visti e quindi l'ho presi. Anche perché la Nutella già ce l'avevo a casa, ancora chiusa, non c'è ancora arrivato nessuno strano. Adesso immagino che dopo che ho preso questi cornetti qua, ti saluto bambino. Poi, allora, poi ho preso anche questo insieme ad altri. Allora, ho preso un po' di questi tramezzini già pronti. Allora, questo è l'unico di Viva la Mamma, di questa marca qua, che è la Beretta. E questo qui è col salame e formaggio. Poi ne ho presi altri di Valle Più. Ho preso questi due al prosciutto cotto, che sono quelli che vanno per la maggiore, soprattutto tra i miei figli. Due col tonno, che sono quelli che invece mangiamo io e mio marito, e uno sempre di Valle Più con i gamberetti. L'ho preso solamente uno perché non so se agli altri se possono piacere. E parlando di questi tramezzini, appunto, nell'app di Yuka, questi tramezzini mi dà questo ai gamberetti, mi dà praticamente scarso. Questi altri invece al tonno e al prosciutto cotto me li dà, anzi no, questi al prosciutto cotto, al contrario, questi al prosciutto cotto e questi al tonno me li dà scarsi. Questo me lo dà mediocre, ecco i gamberetti. Questo invece non l'ha proprio considerato, non sa manco dove sta. Quindi appunto vi dico, non prendetela come oro colato, perché comunque è sempre in app, ragazzi, cioè non è la Bibbia, non è la vita. Poi ho preso l'estate, perché da quando siamo andati in vacanza con i nostri amici quest'estate, mio figlio e mia figlia hanno scoperto la bellezza dell'estate, che io non glielo compravo mai. Io non ero una mamma che compra Coca-Cola, aranciata, estate, eccetera. Da quando siamo andati in vacanza mi hanno fatto cominciare a comprare sta roba, perché ovviamente vedendo gli amici. Come fai? Sentendo anche l'amica, ma che gli farà mai uno ogni tanto? Ecco, appunto. E quindi questo è stato il risultato della nostra vacanza con i nostri amici. Gli voglio un bene nell'anima, sta amica mia. Vabbè, estate al limone, ovviamente, la confezione questa qui così. E ovviamente per Alessandro, estate al limone per Aurora, estate alla pesca per Alessandro. Logicamente non vanno mai d'accordo, ovviamente io devo comprare tutto doppio, però così è la vita e ben venga che sono distinti e separati. Poi ho preso per me dei biscotti. Allora, io credo che dovrò fare un periodo in cui dovrò allevare qualcosa. Oddio, il latte, il lattosio lo sto già allevando da un pezzo, però ho voluto levare ancora il latte d'avena, il latte di soia, perché ho visto che mi danno fastidio, e sto cercando di levare il più possibile il glutine, quello raffinato, tra virgolette, di usare un po' più di fibre. Allora, l'altra volta ho preso questi, infatti li ho ripresi perché sono buonissimi, sono della Misura, sono questi qua al 100% di farina integrale. Praticamente se tu leggi qua non c'hanno praticamente niente all'interno. Fate anche lo screenshot se lo volete fare, insomma, fermate, fate come volete per leggere le cose. Però, allora, Yuka questi ve li dà buonissimi, infatti so che sono buonissimi. Quegli altri invece, che sono questi qui e quelli al cioccolato, con le gocce di cioccolato simil gocciole, diciamo, non me li dà positivissimi. Questo me lo dà un po' meglio. Questi qui sono senza latte e uova, con i cosi, con come si chiamano questi, e il riso soffiato, che è al cacao, totalmente al cacao, e questi me li dà ni.
Gli altri invece me li dà completamente scarsi. Io ho voluto tentare perché comunque mi piacciono, devo dire la verità. Oddio, questi mi piacciono di più, sono sincera, sono proprio più buoni di sapore. E poi sono belli croccantini questi, quando li vai a mangiare con i denti senti proprio le fibre, i granulini dell'integrale, a me piace tantissimo questa cosa. Però li ho presi al posto dei molinetti perché i molinetti anche no, non mi sono piaciuti proprio. E poi ho voluto provare questi perché insomma hanno il cacao, potrebbero essere un'ottima soluzione per levarmi la mia voglia di cioccolato ogni tanto. E poi secondo me possono piacere anche a mio marito. Vabbè, comunque questi qua li ho presi della misura. Sono sincera, costano un pochino perché anche il pacco comunque è piccolino, è il pacco da 2,90. Però ragazzi, io faccio colazione con 3-4 biscotti al massimo, non è che mi scofano un pacco sano di biscotti, quindi a me basta e avanza questo, mi durano un po'. Poi ho preso la pasta della Barilla perché al supermercato dove vado io c'era l'offerta. E potevi prendere al massimo 3 pacchi. Io già avevo preso 3 pacchi la volta scorsa e ho voluto prenderne altri 2 per tenerli come scorta. Ho preso fusilli e farfalle perché magicamente i miei figli hanno scoperto la bellezza delle farfalle e quindi prima non me ne mangiavano mai, adesso mi mangiano solo farfalle. Poi ho preso il latte, allora ho preso il granarolo, questo qui fresco più giorni per i bambini, li ho presi 2 e ho preso questo, sempre granarolo ma senza lattosio per me. Mi sta piacendo molto, non mi sta dando problemi rispetto invece al latte di soia che io ho ancora nella dispensa e che tengo per emergenza quando non mi ricordo di prendere questo. E niente, mi piace tantissimo e l'ho preso anche questo 2. Speriamo che continuano a tenerli al supermercato perché al supermercato dove vado, perché sennò sono fregata. E poi alla fine ho voluto prendere 3 cose che ovviamente non sono sanissime. Ho preso una Pepsi al posto della Coca-Cola perché ho scoperto che nella Pepsi non c'è la caffeina. E visto che mio figlio beve Coca-Cola da quest'estate, da quando abbiamo fatto la festa di fine anno, dove un suo bel compagnetto, amico del cuore, gli ha fatto scoprire la Coca-Cola, gli è piaciuta, allora da quel giorno Coca-Cola. Però devo dire la verità, allora la Coca-Cola piace anche a me. Non mi piace in quantità industriale, ovviamente non tutti i giorni, però mi piace. Però la Pepsi a me piace molto di più della Coca-Cola. Sono riuscita a fargliela assaggiare, gli è piaciuta. Ben venga che senza caffeina, piamo la Pepsi. E chiudiamo qua. Poi Fanta, come il discorso di prima per la Coca-Cola di mio figlio, mia figlia ha scoperto la Fanta dopo ben 9 anni che beveva solamente acqua naturale e neanche l'acqua frizzante, acqua naturale. Ha scoperto la Fanta grazie al fratello, gli è piaciuta e eccoci qua e siamo sulla Fanta. Poi, per concludere, Schweppes al limone, che non è per me, non è per mio marito, ma è sempre per mia figlia, perché mia figlia, grazie ad un'amichetta, ha scoperto la Schweppes al limone. Con questa praticamente lei ci fa l'aperitivo. Cioè, vi rendete conto? Qui c'è aperitivi per tutti, partendo dagli adulti e arrivando ai più piccini. Comunque niente, questa era tutta la mia spesa. E poi che altro ho preso? Vabbè, sono andata al mercato, ho preso delle cose per me, ma niente di particolare. E quindi niente, io vi saluto, ditemi un po' se voi conoscete l'applicazione di Yuga e anzi se conoscete un'applicazione simile, tra virgolette, dove ci sono recensioni di prodotti e altro. Ditemelo, così almeno la vado a scaricare e la provo e vediamo un po'. Che a me piace poi guardare queste applicazioni particolari, eccetera, mi è sempre piaciuto. Va bene, sto maglione mi fa leggermente grossa. Eh sì, mi fa un po' grande. Vabbè, questo è un reparto storico, ragazzi. Cioè, questo l'ha fatto mia nonna a mano e lo metteva a mia madre quando io ero
neonata, quindi immaginate voi quanti anni c'ha sto maglione, se non altro giallo nell'armadio. Vabbè, detto questo, io vi saluto, un bacione, ciao ciao.